Radio Radicale, siamo con l'onorevole Martino di Forza Italia dopo il voto sull'emendamento soppressivo che avevate sostenuto. Allora, 23 a 22, insomma, per un voto non è stato soppresso l'articolo 6 ed è saltata la mediazione. Ma la mediazione è saltata qualche ora fa, nel senso che noi abbiamo lavorato in queste ore. Ci sembrava di aver raggiunto un giusto compromesso, abbiamo chiesto il tempo. Il governo non ha voluto darci questo tempo. Noi, tra un argomento così importante per il Paese e la disciplina di maggioranza, scegliamo il Paese e la casa, che è stato sempre per noi un diritto fondamentale. Non sottraendoci a un lavoro fatto in queste ore che tutti hanno visto, che era quello di trovare una soluzione per avere una mediazione. Eravamo molto vicini, non capiamo perché una parte della maggioranza e in parte anche il governo ha spinto per comunque andare avanti in questo voto. Senta, che succede adesso? Perché insomma è una rottura grossa questa. Ah, è un dato politico, non è un dato numerico. L'emendamento è passato, quindi il governo ha avuto la sua maggioranza. Certo che è un dato politico su cui comunque dovremo riflettere rispetto all'attività di questa delega e di quello che faremo. Non penso che questo sia un voto che determini, diciamo, assetti di governo come si era paventato, però è indiscusso che qualcosa di politicamente rilevante è avvenuto. Quindi è irreversibile secondo lei che dal 2006 aumenteranno le tasse? Ma noi continueremo a combattere, io penso che gli italiani ci daranno fiducia nel 2023 o quando riterranno opportuno e quando avremo noi direttamente un governo di centrodestra possono stare sicuri che la casa non si tocca. Bene, la ringrazio, grazie all'onorevole Martino di Forza Italia. Grazie, ciao.